Posso chiederti una cosa? Posso chiederti una cosa? No, dai, non così. No, no, non dovete scappare. Perché scappate? No, 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 no. Scappano. No, dai. Hanno paura di te? No, paura di me. Perché? Lo sai che non si può salire con la moto sulla piazza? No, ma quello non è italiano. Non è italiano? Ah, ho capito. Perché non si può salire con la moto sulla piazza? È vero o non è vero? Lo so. Lei fa attenzione, però, nonostante tutto, qualche volta... Purtroppo è così. E poi, vedi, quando poi arrivi se ne scappano. Esatto. Perché quello è il problema. Perché se ti affrontassero e dicessero qualcosa, almeno le parolacce... Va bene, comunque non si dicono nemmeno. E vabbè. È giusto. Però io me le tengo. Non si dovrebbero dire. Ma almeno... Capiamoci, perché sei venuto col motore, tra l'altro, di grossa cilindrata qua sopra? Perché? Certo, che questo qui, diciamo, gente, non dico di mangiare, ma quasi. Dovrebbe, mio dovrebbe, caro, quante ne hai viste tu? Quante ne hai viste tu? E quante non ne puoi dire? Lo so. Noi però lo diciamo, noi lo però so. Ci prendiamo la briga di dirle. Se ne sono andati. Tante cose anche a te, e salutaci a casa, una cosa di tutto. Dov'è? Tino, ti reclamano, se ne sono andati, peccato. Ci avete ripreso a noi? Vuoi essere ripreso? Oh, carissime, se ne sono andati. Noi stavamo venendo per dire a questi signori, non si viene con la moto sulla piazza, no? È vero o non è vero? A chi lo andiamo a dire? Noi abbiamo chiamato anche i vigili urbani. Sono venuti per una settimana. E sono dopo? Stati una settimana lo e poi vedo, non lo vedo, è quello là, è lui. E poi non sono venuti non più. Non sento, non e poi non sono venuti lo più. Lo stesso, non sono venuti più. Non sono venuti più. Io però spero. Dimmi. Sì, io te lo stavo dicendo. Sì, per favore, un'associazione. Te la sei messa apposta per noi oggi. No, se non mi capite, vi capisco. E allora io vi comprendo perfettamente. A volte non mi comprendo io, ma vi comprendo. E però non riesco a capire. Grazie, è vero o non è vero? Bisogna comprendere gli altri. Ecco perché io dico a questi signori che vengono qui a fare... Mi perdoni se dico una parolaccia. No, non mi scandalo. A fare i cazzi propri. Dico, confrontiamoci, ragioniamo in maniera civile, ci spiegate, magari spiegate alle tante persone che vorrebbero questa piazza, no? Ma le persone che stanno qui, che ci abitano, eh? Lo fanno, anche con le buone maniere, non c'è verso. Non c'è verso. Qua dovrebbe stare un vigile, qualcuno, allora si comportano bene. C'è anche... Le ragazzine. Ah, non ne parliamo. Abbiamo ripreso delle ragazzine, hanno messo da poco, hanno aggiustato le altalene, hanno aggiustato i cavallucci a molla. E cosa e faceva? Ti vedi queste ragazze, diciamo che poi belle robuste, robuste quanto Tino, più di Tino, quanto me, no, come? No, quanto la signora. Quanto la signora. Beh, che vuoi dire che la signora è robusta? E vuoi dire che la signora è robusta? E non ho capito. Ma cioè, dire tu sei diversamente snella sei tu. Diversamente snella sei tu. Va bene. Solidarizzo con lei perché proprio che dobbiamo fare. È vero? Bravi. Ma io vorrei sentire il vostro parere. Vorrei sentire il vostro parere, perché diciamo, vedi poi che succede, porca miseria, il vostro, e di dove sei? Andrea Terlizzi, Barbi, Tritto, siamo, allora io voglio capire, cosa spinge un ragazzo, un giovane, se c'è un divieto qualunque, l'adrenalina, una bella chiave di lettura, quindi me ne fotto. E faccio quello che mi fa dare la scarica, no, giusto? No, perché uno deve venire qua con la moto, deve venire qui a sgasare, deve... i controlli, è normale. Beh, ma quella è la conseguenza, quella è dopo. Io dico perché uno. Ho capito, ma è dopo. Per trasgredire, quindi è questione di trasgressione. Un'altra chiave di ragazzata.
ragazzata, però quando la ragazzata poi in qualche maniera danneggia, no, allora poi non è più la ragazzata, è una cazzata e basta, è vero o no, 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 perché c'è la ragazzata e la ragazzata in questo caso, va bene, io spero che voi invece diate il buon esempio sempre, andiamo a studiare, va bravo, a piedi, così non c'è problema, andate dappertutto, andate a studiare, cosa studiate? Capotreno, da capotreno, io vi auguro veramente di guidare i treni più lunghi e belli e veloci della terra. Io non lo prendo il treno. Perché? Mi fai la multa. No, no. Tu sai che lui non paga mai il biglietto. Tutti lo sanno, anche i nuovi capotreno. Noi vi auguriamo veramente di farcela. Fatti i cazzi tuoi, muove, dai. Dai, ecco i vigili, i vigili, i vigili. Dico, ci sono un sacco di persone che vengono qui con la moto di grossa cilindrata, fanno un sacco di macello, adesso stanno girando di qua, di là, e dicevano che mancavano i controlli, ma non è vero perché i controlli ci sono, vedete? Oh, allora parlate quando potete parlare, quando sapete ciò di cui parlate, non a vanvera, non ad capocchiam, perché altri... ma a giusta causa. Dunque noi da Piazza del Redentore vi salutiamo, vi diciamo che non è possibile fare un po' come vi pare, dovete rispettare le regole e quando vi si chiede il perché, provate come le persone civili a rispondere di ciò che fate. Ma dove vivi? Soprattutto sui treni. Che vergogna, sui treni. Una volta si pagava il biglietto, adesso si sale e come te, Tino, pretendono di viaggiare gratis. È una brutta moda, una brutta moda.